Buonasera e ben ritrovati ad una nuova edizione del Prima TG. Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato nome in Vaxzevria. Il cambio di denominazione è stato approvato dall'EMA il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo-svedese. Si legge nel sito dell'Agenzia Europea del Farmaco, in cui è stato pubblicato anche il nuovo bugiardino dello stesso. Tra gli effetti collaterali è stato aggiunto anche la possibilità dei rarissimi casi di trombosi. Proprio nella mattinata odierna, inoltre, il Presidente del Consiglio Mario Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposte alla vaccinazione anti-Covid nell'hub della stazione Termini a Roma, come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Da Berlino invece notizie meno rassicuranti: stop alle vaccinazioni con AstraZeneca non solo per le donne ma anche per gli uomini under 60. Anche il Land del Brandeburgo, che circonda la capitale tedesca, ha preso la stessa decisione, come ha reso noto il portavoce della salute. Il Land di Berlino infatti aveva interrotto le vaccinazioni con AstraZeneca per le sole donne sotto i 60 anni, alla luce dei nuovi dati sugli effetti collaterali. Secondo il Paul Ehrlich Institute, l'Istituto Nazionale per le Vaccinazioni, sono 31 in Germania fino ad oggi i casi di trombosi cerebrale dopo il vaccino AstraZeneca. Consueto bollettino Covid in Italia divulgato dal Ministero della Salute: sono 16.017 nuovi casi su 301.451 tamponi in 24 ore. Il rapporto positivi tamponi quindi al 5,3%. I decessi sono 529, fortunatamente tornano a calare i ricoveri in terapia intensiva, che sono 5 in meno. Sono invece 68 in più i ricoveri nei reparti ordinari in Italia nelle ultime 24 ore. Consueto bollettino di nuovi contagi Covid anche per la Campania da parte dell'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 1573, di cui asintomatici 1196 e sintomatici 377. I tamponi molecolari del giorno sono 15.289, antigenici invece 5.286. I deceduti sono 64, ben 28 nelle ultime 48 ore, 36 deceduti in precedenza ma registrati soltanto nella giornata di ieri, per un totale di 5.325. Parliamo anche dei guariti, che sono 2.837 per un totale di 235.743. Infine, come ogni giorno, il report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono, come sempre, 656, occupati 163. I posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.587. La Regione Campania oggi conferma che verrà destinato al servizio dei cittadini residenti nei comuni limitrofi di competenza dell'ASL Napoli 1 Centro e ASL Napoli 2 Nord e ASL Napoli 3 Sud l'hangar Avio 2, messo gratuitamente a disposizione dalla società Antitech, che si sviluppa su una superficie di 10.000 metri quadrati coperti da un'area parcheggio di 8.000. L'organizzazione ovviamente per il nuovo centro vaccinale prevede la possibilità di inoculare 6.000 dosi al giorno in ben 30 box vaccinali. Uno sforzo straordinario per un ulteriore contributo all'enorme lavoro messo in campo dalla Regione Campania, con l'obiettivo di vaccinare la popolazione sia con una rete diffusa di centri, cosiddetti hub, sia con una somministrazione ancora più capillare resa possibile dalla rete dei medici di base, cui si aggiungono pediatri specializzanti ed anche odontoiatri. Stop a processioni pasquali, limitazioni negli spostamenti e chiuso il santuario della Madonna dell'Arco. Questa nuova ordinanza odierna della Regione Campania per Pasqua, firmata dal presidente Vincenzo De Luca. La stessa ordinanza, la 12 del 30 marzo, conferma nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 l'accesso interdetto alla frazione di Madonna dell'Arco del comune di Santa Anastasia, salvo che per comprovate esigenze di lavoro o di urgente necessità, nei limiti ovviamente strettamente indispensabili. È fatta raccomandazione dalla diocesi della regione ai cittadini di assicurare nello svolgimento delle funzioni religiose il puntuale rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza vigenti, al fine di evitare i rischi di contagio derivanti dal contatto diretto e indiretto tra le persone, anche alla luce della maggiore trasmissibilità dei contagi connessi dalla diffusa circolazione delle varianti del virus su tutto il territorio regionale.
e ha affidato quindi ai comuni il compito di assicurare il controllo su strade e sulle piazze ospitanti tradizionalmente processioni, manifestazioni ed eventi di carattere religioso, anche legati a tutta la Settimana Santa, al fine dello scrupoloso rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del contagio. Resta vietato ovviamente ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute. È consentito inoltre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza abituale. È consentito in ambito regionale lo spostamento verso una sola abitazione privata una volta al giorno in un arco temporale compreso tra le ore 5 e le ore 22, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Infine restano confermate tutte le precedenti misure disposte con le ordinanze regionali. Maxi blitz all'alba dei carabinieri, del NAS di Palermo e del comando provinciale di Trapani, che hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato alla salute della regione siciliana. L'accusa infatti è gravissima. Avrebbero alterato i dati sulla pandemia, modificando il numero dei positivi e dei tamponi e soprattutto quello dei decessi, diretti ovviamente all'Istituto Superiore di Sanità, condizionando i provvedimenti per il contenimento della diffusione del virus. Nell'inchiesta è indagato anche l'assessore regionale alla Sanità della Sicilia, Ruggero Razza, accusato di falsità materiale e ideologica. I carabinieri in mattinata hanno sequestrato anche i suoi telefoni. È stato poi lo stesso assessore a dimettersi. Ancora stamattina è stato disposto il sequestro di beni del valore di oltre 53 milioni di euro a 5 persone accusate dalla Procura di Napoli di frode fiscale nel settore della commercializzazione di carburanti per autotrazione. Le indagini coordinate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo friulano hanno consentito di accertare l'evasione fiscale e collegarla a una nota società campana operante nel commercio di petroliferi. La petrolifera italiana, così come infatti si chiama l'azienda, è risultata essere inoltre tra i maggiori fornitori dell'imprenditore Giuseppe Paparo, detto l'Emiro del Vesuvio, coinvolto in un'altra operazione della Guardia di Finanza di Napoli e coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola. Verrà conferito domani l'incarico per la perizia della Procura sul crollo del parcheggio dell'Ospedale del Mare. In totale sono 21 le persone iscritte nel registro degli indagati per i fatti dello scorso 8 gennaio e tutti infatti hanno ricevuto un avviso di garanzia. Le indagini sono coordinate dai magistrati del gruppo coordinato dall'aggiunto Simona Di Monte e dal procuratore capo Giovanni Melillo. Per la Procura l'ipotesi di reato è ascrivibile ad una serie di tecnici che hanno avuto vari ruoli nei lavori effettuati all'interno del parcheggio, ma necessario sarà stabilire il motivo del crollo e in base a quello procedere nell'individuare eventuali responsabilità. Come ormai noto, il crollo avvenuto proprio l'8 gennaio 2021 provocò il cedimento di un'area enorme del parcheggio, fortunatamente privo di passanti in quel momento a causa dell'emergenza Covid. Se l'evento infatti si fosse verificato qualche mese prima, avrebbe potuto provocare una vera strage. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa, nella sua consueta conferenza stampa, ha analizzato la situazione Covid, focalizzandosi sul discorso delle persone non deambulanti. Ascoltiamo un estratto. In settimana abbiamo ottenuto in prefettura una riunione molto importante, direi molto proficua, alla presenza evidentemente di Sua Eccellenza il prefetto, ma con la partecipazione anche di ASL ed Esercito, e si partirà subito dopo Pasqua, il martedì dopo Pasquetta per l'esattezza, con i tamponi per le persone non deambulanti. C'è questa buona notizia: si effettueranno presso la caserma Berardi, anche un po' riconsegnando il vecchio rapporto che c'è sempre stato tra la caserma e la città, e che rapporto che invece negli ultimi anni, a causa delle modifiche, in qualche modo, per la verità, aveva perso anche un po' di consistenza. Non escludo, ma questa è una ipotesi, credo anche abbastanza concreta, non escludo che poi, una volta
conclusa l'operazione di vaccinazione a favore delle persone non deambulanti o con difetti di handicap, insomma, rispetto alla deambulazione, non escludo che anche in futuro quella stessa location potrà essere utilizzata come ulteriore centro vaccinale. Ripeto, questa è una mia deduzione, ma immagino che, soprattutto tenendo conto del fatto che il commissario sia uomo che proviene da quella carriera militare, vorrà profondere il massimo sforzo anche da parte del suo corpo, e direi che questa potrebbe essere sicuramente una ulteriore buona notizia per la città e per la nostra comunità. È evidente che dobbiamo sempre fare i conti col personale che a volte scarseggia, perché mi rendo conto che non è facile trovare tanti infermieri, tanti medici, tanto personale diciamo paramedico e anche tanti amministrativi in numero sufficiente anche alle dosi che arriveranno. Nel frattempo però noi abbiamo l'obbligo, il dovere di attrezzarci in modo da farci trovare pronti quando dovessimo finalmente avere un numero di vaccini talmente sufficiente da poter effettuare una vaccinazione a tappeto e così debellare in maniera definitiva questo brutto virus con cui stiamo combattendo da anni. Torniamo a parlare di Covid. Anche l'ASL di Caserta ha diramato il consueto bollettino di contagio in terra di lavoro. Si tratta di 167 nuovi positivi, ai quali si aggiungono 11 decessi e 193 guariti. Il tasso di incidenza, a fronte di 1.776 tamponi elaborati, è del 9,4%, in netta discesa rispetto alla giornata di ieri. Discesa che prosegue anche nel numero dei contagiati, con meno 37 positivi in tutta la provincia. Per quanto concerne le singole città, Caserta in cima con 598 attualmente positivi, seguita da Maddaloni con 518 e Marcianise con 492. La direzione dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta ha diramato un comunicato con il quale si intende precisare che l'intensificarsi dei casi pandemici della scorsa settimana ha imposto un potenziamento dei posti letto ad elevata intensità di cura dedicate ai pazienti Covid, imponendo alcune misure relative alla riorganizzazione dell'offerta assistenziale, come l'unificazione delle due terapie intensive non Covid. L'imprevista assenza per malattia di diversi professionisti dedicati anche alle cure intensive Covid ha comportato in via temporanea l'adozione di ulteriori misure collegate alla sospensione di alcune attività di elezione, fermo restando in ogni tipologia di assistenza ai pazienti oncologici e ai casi urgenti e indifferibili, nonché l'interruzione, sempre in via temporanea, di una delle tre sale operatorie di elezione. Tale ultima misura è stata fatta coincidere anche con l'avvio dei lavori da realizzarsi nelle adiacenze delle sale operatorie per l'attivazione di 8 posti di terapia intensiva post-operatoria, mediante l'utilizzo dei fondi del Decreto Legge 34 del 2020. L'allentarsi della pressione pandemica e il rientro di tutte le professionalità comporterà quindi l'immediato ripristino delle attività di elezione temporaneamente sospese. Per completezza, si legge ancora nella nota, con l'arrivo dei vaccini previsti per oggi, da domani l'azienda provvederà alla loro somministrazione già ai pazienti fragili, già in cura presso questa struttura. Cambiamo argomento. Consegnato un nuovo ufficio mobile alla Polizia Municipale di Santa Maria Vico, un'arma in più per il controllo del territorio. Ascoltiamo i protagonisti. Stiamo mettendo in campo, per gli uomini e i mezzi che abbiamo, un controllo importante sia sull'attività all'interno del paese, sia nei centri commerciali dove abbiamo le attività commerciali, abbiamo qualche preoccupazione in più, e per cui i vigili, con garbo, con professionalità, in questi giorni stanno approfondendo le loro azioni proprio attraverso le attività commerciali. Questo è un mezzo che oggi io consegno ufficialmente al comando attraverso il comandante. Questa è una macchina che è un ufficio completo dove vi sono tutte le attrezzature per poter andare a fare un'attività di controllo nelle strade e nelle zone della comunità Santa Maria Vico. Io intanto voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile che collaborano con il comando sul nostro territorio. Voglio anche spendere qualche parola rispetto al comando dei Carabinieri. Penso che l'unico comune che sta avendo controllo in questo periodo con forze speciali è Santa Maria Vico, e anche al comandante va
il nostro ringraziamento. La vivibilità, il controllo e la sicurezza è un punto cardine del nostro programma. A Santa Maria a Vico il governo c'è, lo Stato c'è e pertanto dobbiamo continuare a garantire maggiore controllo, maggiore sicurezza ai cittadini, perché è il primo obiettivo che ci viene posto. Porteremo avanti questo obiettivo anche riammodernando quello che è ancora il parco macchine, già abbastanza importante, ma abbiamo idea di andare ad acquistare nuovi mezzi. Noi condividiamo i progetti, condividiamo le attività, condividiamo il comune intento di migliorarci, intendendo la nostra attività come un servizio alla comunità, e proseguiremo su questa strada. Con questo mezzo, che è un ufficio mobile, quindi permetterà di eseguire tutta una serie di operazioni sul posto, quindi in assenza di un ufficio tradizionale, quindi questo potrà spostarsi su tutto il territorio, soprattutto in quelle frazioni, in quelle aree meno centrali, e per dire alla cittadinanza che Santa Maria a Vico non è solo il centro, ma Santa Maria a Vico è l'intero territorio. Terminiamo come di consueto con lo sport e con il calcio Napoli. Dopo la sosta di campionato per gli impegni delle nazionali, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti al Training Center di Castelvolturno. Il campionato infatti ricomincerà per gli azzurri soltanto sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A. Nei giorni scorsi il tecnico Gennaro Gattuso aveva puntato al recupero di diversi infortunati che hanno privato per diverso tempo il tecnico calabrese di varie alternative. Indisponibilità dovute alle troppe gare giocate in tempo compresso, dove non hanno di certo aiutato anche le gare delle nazionali. Osimhen ad esempio è rimasto ai box per quasi 3 mesi dopo una gara in Africa con la propria nazionale. In questa tornata, l'ultima, il Napoli e Gattuso speravano quindi di non dover fare conti con nuovi forfè, subito però smentiti. Infatti, dopo i problemi lievi accorsi a Mertens e Koulibaly, oltre al sospiro di sollievo per Zielinski con lo scoppio di un focolaio Covid nella nazionale polacca, è di questo pomeriggio la notizia di un infortunio occorso invece al portiere Ospina. Niente nazionale per lui, il problema alla mano è stato subito nel corso dell'allenamento odierno proprio a Castelvolturno. Come si legge da comunicato, infatti Ospina nel corso della sessione di lavoro si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un'infrazione del quarto dito, le sue condizioni però saranno rivalutate tra una settimana. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i programmi di Teleprime. In prima serata infatti si continuerà a parlare di sport con una nuova puntata di Sport 91 Live. Invece appuntamento a domani mattina, come di consueto, ore 6:55 con la nostra rassegna stampa. Buona serata.